sono riuscito ad entrare nella casa del bar. Sembra una galera, incredibile. Cioè, guarda lì. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I want... Hong Kong è questo. Ed in mezz'ora da qui può essere anche questo. Was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Questo è l'ingresso del condominio. Praticamente prima di arrivare nel cortile interno ci sono delle varie attività. Queste sono le cassette postali. Eh sì, è talmente grande che nel cortile è pieno di attività, guardate. C'è dalla ferramenta ad attività di ristorazione. E questo è il cortile dove molti youtuber vengono a fare la foto. Forse da qui lo riconoscete. Ecco, in realtà la prospettiva che vedete spesso sui social è questa qua. Sinceramente mi ha sorpreso. Non mi aspettavo ci fossero delle attività commerciali all'interno del cortile. Giustamente ci sono migliaia di persone qui su. Ed ecco il dietro le quinte. Quello che c'è dietro le foto che si trovano sui social. Ok, ed ecco come si presentano le facciate dall'interno del cortile. Allora, se non ho capito male, ci sono 15 piani in totale. Gli affitti qui vanno dai 500 euro a, a infinito. Non lo so qual è il massimo, ma so che la minima metratura è di neanche 10 metri quadri. E visto che qui si rispetta la regola dei forti contrasti, ecco che in mezzo alla povertà più assoluta c'è una caffetteria costosa. Per un solo caffè quasi 4 euro, in un posto dove si fatica ad arrivare a fine mese. Allora, sto cercando di capire come posso fare. Volevo entrare dentro e provare a vedere qualche appartamento, però è sorvegliato, c'è la signora che sta dietro di me. Che non so se ti fa entrare liberamente, perché giustamente c'è tanta gente. Guarda, lo so che non si può fare. Sono uscito ad entrare nella casa del bar. Sono, come dicevo, 15 piani. Sinceramente non so neanche se è una cosa che si può fare, cioè è una cosa tranquilla. Questi sono i portoni. E... come vedete non c'è l'ascensore. Tutto video sorvegliato, però abbiamo trovato una porta che era socchiusa e siamo riusciti ad entrare. Adesso proviamo ad entrare qui, al terzo piano. Questo è la cistina dell'immondizia che usano tutti gli abitanti di questo pianerottolo. L'unica cosa è che non so se una volta dentro si potrà. Allora, sembra una galera. Siamo dentro. Che dici? Allora, ti accosta senza chiudere. Ok. Ok, ricordati l'uscita. Ecco qua. Queste sono le porte d'ingresso. Eccole qua. Siamo gli unici. L'unica cosa è che non so se la fanno, se se la prendono male. Se ci dovessero beccare. Tra l'altro tocca ricordarsi pure l'uscita, perché qui è un labirinto. Volevamo vederle dall'interno le case, ma ovviamente bisogna conoscere. Qui sono tutti blindati. Sono tutti blindati con le grate di sicurezza, quindi non è facile. Niente, ho paura che per le case all'interno non sia possibile.
però intanto abbiamo visto il pianerottolo, quindi ci riteniamo soddisfatti. Incredibile. Allora, riprendiamo l'uscita d'emergenza. Sembra una galera, incredibile. Cioè, guarda là. Perché se ci vedono uscire dall'uscita principale, ti guarda sta porta. Si arrabbiano perché non si potrebbe. Do we have a friend here? Ok. Era questa la porta d'uscita? This? Proviamo ad andare al piano superiore. Proviamo? Andiamo su? Sì. Come si fa a vivere così? Ok. Sono sezioni separate da un cancello. Vabbè, direi di uscire. Prima volta, no, prima volta ad Hong Kong e per fare questi video all'interno degli appartamenti bisogna avere una conoscenza, un collegamento, altrimenti è veramente difficile. My heart to feel. Grace, my fears relieved. How precious dear. Poi a pochi metri da questa povertà ti trovi un bel Porsche da centinaia di migliaia di euro. Addirittura abbiamo anche una casa stomacchina.